Rabbia, indignazione e soprattutto voglia di mollare, esternata a parole dal presidente Gerardo Soglia, ma nei fatti questo non accadrà. Il Pescara, va ribadito, non ha rubato l'occhio, nel primo tempo è stato al di sotto delle aspettative, convincente al contrario nella ripresa, priva di conclusioni sino al 44esimo, quando il formidabile destro scagliato da Manuel Turchi propizia il bellissimo e soprattutto regolarissimo gol di Ferraresi per un sacrosanto risultato di parità. Per tutti, ma non per l'assistente Roberto Speranza di Mortara, che induce al grossolano e vistoso errore il mediocre russo di Milano. Giuliano, sostituto di Romito, Mottola preferito ad Eliso nel ruolo di terzino destro. Nell'Arezzo, dentro dal primo minuto, gli ex Mezzanotti e Chienese, che in attacco è affiancato dallo spauracchio tutto estro e finezze Rafael Bondi e dal peperino sudamericano Rivas in luogo dello squalificato Martinetti. Tonico come sempre Marco Sansovini, spunto sulla fascia e cambio di gioco ad ispirare Micco, che al volo mette in mezzo, corto però, l'invito per Felci. Al decimo calcio di punizione scatta lo schema da Mottola a Sansovini, che suggerisce di prima in profondità per Felci, nella circostanza incerto e timoroso. Non è il Bondi delle ultime stagioni, ma quando il brasiliano punta l'avversario in campo aperto non ce n'è per nessuno. Giuliano è costretto al fallo, calcia Rivas, Chianese e Vitale si tengono, la casistica è ricca di episodi del genere, per Russo è calcio di rigore, a nostro avviso generoso. Sul punto di battuta Chianese, Indiveri intuisce ma non ci arriva. 12esimo, Arezzo 1, Pescara 0. La reazione tarda ad arrivare, anche se i biancazzurri protestano al 22esimo per questo presunto fallo. Le immagini non sono chiare, subito da Sansovini in area toscana. Nel frattempo Rivas si fa spazio e conclude di poco alto. Alla mezz'ora Sansovini in evidenza, difende con grande maestria il pallone dall'attacco di più avversari, colpo di tacco a servire Vitale, cross, sfiora Micco, Rivas anticipa Dettori. Cardinale non gira, con lui soprattutto Felci, spento e poco reattivo. Arezzo pericoloso in contropiede, lancio di Miglietta, scatto di Chianese che rifinisce per Bricca, posizione più che privilegiata a destro da dimenticare. Ripresa di ben altro tenore, dopo 5 minuti ennesima sostituzione per Micco, che suscita più di una perplessità. Al suo posto l'ex Nicola Falomi, che tuttavia non demerita. Dettori largo a sinistra, Lerda opta così per il 4-4-2, squadra corta, aggressiva, Pescara senza dubbio più intraprendente. Lampo di Felci all'ottavo, l'esterno sfugge a Rivas, traversone insidioso, Marconato allontana, ci prova senza esito dalla distanza Simone Vitale. Quindi Dettori, gioco di gambe in area, palla indietro, velo di Ferraresi, cardinale di prima intenzione alto. Supremazia territoriale interrotta dal destro velenoso di Miglietta, sventa Indiveri che al 23esimo la combina grossa, disimpegno errato, fortunatamente Beati non ne approfitta. Arriva anche il secondo avvicendamento, Turchi per Mottola, Felci scivola sulla linea dei difensori. Mezzanotti al 25esimo si oppone platealmente con le mani al lancio di Cardinale per Sansovini lanciato a rete. È una chiara occasione da gol. Russo estrae soltanto il cartellino giallo. Il secondo di Lerda, Beppe Manari, protesta e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi. Al 33esimo debutta Nicola Olivieri, talento di Martinsicuro. Un minuto più tardi Sansovini calibra male il pallonetto con il piede a lui meno congeniale. Si arriva al minuto 44, azione lineare, lancio di Felci, tacco di Falomi, Olivieri serve Turchi che estrae dal cilindro questa conclusione di rara bellezza, traversa, palo, rovesciata vincente di Ferraresi, gol prezioso, assolutamente regolare, ma nel destino dei biancazzurri c'è tale Speranza di Mortara, un nome che è tutto un programma, forse anche per le residue, appunto, speranze di centrare i playoff.